le vogliamo chiamare? Donne, belle, femmine, woman. Mi sembra un po' una stronzata. Oh, woman, scrivi, woman, bellissimo. Babbo, e i cavalli? Cavalli animali? Cavalli fai orsi. Come? Tu non ti preoccupare, scrivi cavalli orsi. Ah, decidi te. E invece le strade che sono in America sono belle larghe, belle larghe. Strette! Porco zio, va. Vabbè, comunque genitori, dai, questo è facile, dai, genitori. Guarda, genitori vorrei confondere, ma non tantissimo. Fai parenti. Perché devi essere così bastardo? E tu, per favore, limitati a scrivere e non giudicare. Parenti, è stupendo, va. Ha ragione, chiedo scusa. Avvocato? Ma avvocato possiamo fare barista. Tanto, certo, barista. E invece fabbrica? Ah, fabbrica, metti fattoria. E invece rivista? La rivista vorrei mettere qualcosa di atipico. Ma metti magazzino. Magazzino. E adesso questa qua è facile, minchia, freddo, quando è freddo che ti copre. Facciamo caldo! Ah, vabbè, ma allora fa un po'. Come lo vogliamo chiamare? Carne di maiale? Peperoni! Mi sembra un altro alimento. Vai tranqui, scrivi, peperoni, ci sta da dire. Bah, è coraggioso, uno che ha coraggio. Bravo! Solo bravo. Ce lo dici te. E sapore, quando mangi? Qui metterei qualcosa che proprio non c'entra un cazzo. Tipo... tasto. Oh zio, ma perché devi essere così bastardo? Il tuo ruolo qui è quello di scrivere, non di cagare il cazzo. No, ha ragione, chiedo scusa. Invece caserma? Caserma metti baracca. Certo, baracca. E mensa? Mensa fai cantina. Cantina. E dipendenza, assuefazione, tipo quando sei alcolizzato? Addizione. Figa. Io decido, tu scrivi. Ok, ok, facciamo l'ultima. Conservante, che basterebbe togliere la E finale, sarebbe perfettamente anglofono. Preservative. Beh, ma allora vaffanculo, dai, vado a studiare il giapponese, porco. Vale, da cui discendiamo, solo che a differenza nostra loro mangiano, giocano e non fanno un cazzo tutto il giorno. Esatto. Ape. Ma non c'entra, ci sono due specie diverse. Senti, siamo qua apposta per fare come dico io. Tu scrivi e se non caghi il cazzo preferisco. Va bene, chiedo scusa. Struzzo. Ostrica. Ah, meglio che non parlo, va. Zanzara, è quell'animale che quando schiacci poi insulti pure di brutto. Lo conosco perfettamente. Metti moschito, vai. Ho capito che con gli animali siamo messi di merda. Proviamo con uva. Grappa. Porco zio, ma è un'altra cosa. Cioè lì c'è una distillazione. Non devi cagare il cazzo. Siamo qui apposta per fare in modo che i popoli tra loro non si capiscano. Scrivi e vai avanti. Lo so, chiedo scusa, però a volte proprio non ce la faccio. Erba. Grass. Grass. Bussola. Compass. Compass. Mica però compass, che vergogna. A proposito, vergogna. Shame. Oh, ma scema chi? A te, vergogna, shame. Ma vergogna tu, shame tu e scemo tuo padre, porco zio. I denti, come li vogliamo chiamare? Tette. Allora, intanto ci seguono anche i bambini, per cortesia almeno non diciamo parole scabrose. Punto numero uno, tu sei lo sciacquetto che scrive e basta. Punto numero due, cazzo mene dei bambini, vai avanti. Ma boh, facciamo sempre come dici te allora. Pullman, sia in Inghilterra che in America sono alti di brutto. Boss. Vedi, parole a caso, se mi davano Paperino come padre fondatore facevano più bella figura. Senape, facciamo senap, facile facile. Confondiamo giusto un pelino pelino. E proprio ti diverti, Di brutto. Vai. Mostard. Figlio della merda. Guarda, ti chiedo l'ultima, poi vado a fondare il polacco perché con te mi sono rotto il cazzo. Verità, è quella cosa limpida, onesta e trasparente. Truffa. Vabbè, vedi che non capisci un cazzo, me ne vado. Basta. Lo vediamo alla carta. Papera. Ma non è un animale, capo, cioè la carta è inanimata. Già abbiamo messo diverse parole a cazzo. Tranquillo. Will, mister, scrivi e gone. Porco zio, benzina? Benzina è quella verde, no? Sì. Gasolio? No, si rovinano tutte le macchine così. Punto numero uno, se avessi avuto due cazzi me li avresti già rotti entrambi. E punto numero due, decido io e cazzo mene delle macchine che si rovinano. Vai avanti. No, certo, chiedo scusa. La lattina? Can. Però se ti fumi il vocabolario, quantomeno condividi il numero dello spacciatore. Ah, che io non sono tenuto a condividere un cazzo. Anzi, aspetta un attimo. Ma questo che mi avete mandato non è il coglione che deve solo scrivere. E allora perché sta cagando il cazzo? No, ok, ok, ho capito, metti giù, scusa. Bene? Fine. Ok, fine. Lì, come lo chiamiamo? Aria condizionata. Io ho capito che fa caldo, però lo senti che non c'entra una coppola di minchia? No, io lo capisco a te, cazzo tene, che sei pure pelato. Scrivi che oggi non ho proprio voglia, Ah, guarda, figurati io. Uccello. Birt. Barba. Birt. Orso. Birt. Birra.
Beer. Tutto uguale, non ne voglio di fare un cazzo di niente, vai avanti. Coriandoli, mi permetto di suggerire Coriandoli, che almeno... Ma questo è un coglione, cioè deve solo scrivere, si permette pure di suggerire. Ma era per facilitare, eh. Ti facilito io l'ingresso a fanculo. Coriandoli, metti i confetti, così magari a carnevale ti arriva un bel sacchetto in testa, così la smetti di cagare il cazzo. Coriandoli voleva mettere sto coglione. Che carattere però, che carattere. Comando io. Cosa c'è dopo? Scacchi e petto. Metti cesso a tutti e due che mi sono rotti i coglioni. Va, devo andare a fare l'aperitivo. Tiro come lo chiamiamo, è quel mezzo che sulla strada viene insultato da tutti gli altri mezzi, lo conosco perfettamente. Esatto. Metti scooter. Ma che ti stai confondendo, mi sa. Io non ho mai sbagliato in vita mia, prosegui. Sarà acqua. Fai water. No, ma quello serve per cagare. Allora, qua c'è solo un requisito. E qual è? Che non devi cagare il cazzo. Ah. Se no finisce male, vai avanti. No. Moschettone. Carabiniere. Ora tu mi dici cosa cazzo c'entra. No, non si può lavorare questo coglione. Ma io cerco solo. Tu non devi cercare. Tu sei solo lo sciacquino che scrive quello che dico io. Ah. Sono 7 puntate che lo dico. Poi cosa c'è? Fresco. Culo. Ma non possiamo scrivere. Stai zitto. Vai avanti e facciamo veloce che mi hai rotto il cazzo. Scusa, ci sono le ultime 4. Vai, muoviti velocissimo. Destra. Right. Diritto. Right. Giusto. Right. Bene. Right. Porco zio, lo odio zio. Olio come lo vogliamo chiamare, dei condimenti e quello giallino. Aceto. Ti appartiamo malissimo, tu sei sicuro che non sia una stronzata? Tranquillo, cico. Vabbè, il bicchiere invece facciamo bicchiere, semplicissimo. Vaso. Porco zio, ma come fai a dire vaso? Ma da dove minchia bevi? Tu sei quello che scrive. Esatto, e quindi? Devo limitare a scrivere, non devo cagare il cazzo. Precisamente, vai avanti. Talpa. Topo. Cos'è quella smorfia? È figa, è un altro animale, ma vabbè, lasciamo stare, non posso cagare il cazzo, hai detto. Uscire? Fai salire, che almeno confondiamo bene bene. Salire, e tovaglia? Tovaglia vorrei proprio essere bastardo. Spara, tanto ormai. Mantello. Ah, questo è facile, laureare, quando sei bravo che ti danno il pezzo di carta che puoi iniziare a lavorare. Licenziare. Sì, vabbè, ma dove minchia ti hanno trovato a te? Nell'uovo di Pasqua, porco zio, io vado a studiare il turcmeno. Chi c'è, come la chiamiamo? Quadre. Perché, zio caro, il contorno è basta, va che poi non capiscono un cazzo. Tranquillo, messie, proprio questo l'obiettivo finale. Ma mi sembra un obiettivo del cazzo. Vabbè, cetriolo invece. Cetriolo o cornicione? Non è che ti sei drogato e non mi hai chiamato, no? No, ho bevuto solo qualche gin tonic. Ma poi chi è che comanda qua? Tu. Appunto, e tu dovresti essere lo scemo. Scrive e basta, sì. Allora perché caghi il cazzo? Vai avanti. No, ragione, mi perdoni. Colazione, il pasto più importante. Digiunare. Certo, è maggio? Mai. No, figa, sei a maggio. Scrivi, perché sennò ti licenzio e ti faccio diventare povero come la merda, eh? No, povero come la merda no, ok, orzo. Orge. Chiamo orge pure se si guardano anche i bambini. Ah sì, cazzo mene dei bambini. Ah sì, cazzo cene dei bambini, orge, bella là.